Watta e a tutti ciurma, benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo video. Ebbene ragazzi, oggi si tratta di una specie di video reaction a questo video qua che si intitola Wolf Song, non dice assolutamente nient'altro. Mi è stato inviato da Mazzini Elisa su Instagram, quindi la saluto, la ringrazio, che mi ha detto: una cosa da proporti, ti va di fare una reaction al video Wolf Song? È un video molto commovente, sarebbe bello se tu ci facessi una reaction. Per cui io ho accettato la sfida. Ho soltanto visto dalla miniatura che si tratta quindi di un cartone animato, sembrerebbe quindi di qualcosa di animato, e non so assolutamente nient'altro. Dal titolo posso più o meno capire che magari c'entra un lupo, una cosa del genere. Io non ho nemmeno letto la descrizione, ragazzi, appunto per essere totalmente all'oscuro di quello di cui si tratta. Per cui insomma andiamo a vedere questo Wolf Song, dura meno di 5 minuti, vediamo un pochettino che cosa ci trasmette. Ok, ripartiamo. Ci ha preso un cucciolo finto. Dai, ma perché? No.
Cacchio. Allora, voi mi consigliate queste cose perché sapete che io sono estremamente sensibile, madonna ragazzi. Non so che dire, veramente. Cioè, è stato breve, comunque dura 4 minuti, però è stato di un'intensità pazzesca, perché non si capisce perché sta benedetta lupa prenda questo lupo impagliato. Cioè, si capisce all'inizio magari che lei senta la mancanza tipo di avere un cucciolo, però poi insomma spiegano che i maledetti cacciatori della minchia, perché l'essere umano ragazzi è una merda, ovviamente le avevano ucciso il cucciolo per impagliarlo. Quindi lei ovviamente se l'era andato a riprendere per continuare ad averlo vicino a sé, e alla fine ci ha rimesso le penne pure lei, perché l'essere umano è una merda ragazzi. Elisa, da un lato ti odio. No, non è vero, ti ringrazio per avermelo fatto vedere, perché ne valeva veramente la pena. È stato molto molto emozionante e commovente, avevi ragione, e anche molto bello da vedere. Tra l'altro mi sono piaciuti moltissimo i disegni, e anche la colorazione e le musiche soprattutto, veramente, che ti straziano ancora di più l'anima. Quindi non solo tu stai soffrendo come un cane per quello che stai vedendo, c'è pure la musica che dentro di te ti sta ancora di più sfracellando, capite? Madonna ragazzi, che roba. Cioè, sto provando a non piangere, ho deciso di chiamarlo così perché voglio appunto vedere se qualche volta provo a non piangere. Però per me ragazzi è veramente troppo difficile, perché come vi ho detto sempre ho una sensibilità enorme e non è per vantarmi, è solo un dato di fatto, e quindi la minima cosa mi commuove o magari mi fa stare male, perché io di solito empatizzo molto con quello che vedo, e quindi diciamo che è come se entrassi davvero in quello che sto vedendo, quindi provo quelle emozioni là, per questo che sto così male. E vabbè, che dire, niente, questo video termina qui, io spero che vi sia piaciuto e che magari alcune persone non lo vedano come una specie di messa in mostra di che, perché a volte mi dicono no, tu fai finta per fare views. Non ho bisogno di piangere per fare views, potrei fare ben altro sinceramente, essendo magari una ragazza potrei fare ben altro per acchiappare views e non mettermi a piangere. Per cui spero che appunto l'idea vi piaccia, e non lo so se conoscete, che ne so, altri video tipo questo, magari tipo animati che sono commoventi, o comunque ai quali magari potrei fare una specie di reaction, ecco, magari potete consigliarmeli come ha fatto Elisa, o per messaggio su Instagram o per messaggio su Facebook, insomma come preferite. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e a te, a tutti, ciurma giocherina, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.